discreta salute, non saremo sicuramente al 100% dal punto di vista della condizione, però mentalmente siamo preparati ad affrontare uno squadrone come la Samp, sapendo di poterci giocare le nostre armi. Per la Gazzetta il Padova è un hotel a 5 stelle, non so se l'ha vista oggi. 5 stelle è una delle squadre più accreditate per la Serie A. Cosa pensa di questa valutazione? Ma sono valutazioni che vengono fatte in base al mercato che è stato fatto, in base all'organico che abbiamo a disposizione, che è sicuramente un organico ottimo. Non pensiamo di essere una squadra che alla fine ammazzerà il campionato, quindi non, secondo me a oggi non siamo una squadra che può fare la corsa di Siena e Atalanta come l'anno scorso. Siamo una squadra che può stare nel gruppetto delle pretendenti ai playoff, questo sì. 5 mesi fa era ancora l'allenatore della Primavera. Poi c'è stata questa Serie A sfiorata, oggi parte con una squadra che però viene considerata da molti come una delle pretendenti alla promozione. Cosa è cambiato dentro dal campo? Ma fondamentalmente sono più sereno di quando sono subentrato l'anno scorso, quindi siamo già un passo avanti. So che è un compito che ho, che abbiamo, perché dal mio punto di vista le mie fortune dipendono sostanzialmente dai giocatori, quindi credo che i protagonisti principali siano sempre loro, quindi diciamo, mi fa stare tranquillo il fatto di avere a disposizione un organico forte, delle persone che hanno uno spessore umano elevato, e quindi affrontiamo il campionato consci delle nostre possibilità. Come si affronta la Sampdoria? Sampdoria per noi è una partita come domenica a Bologna, nel senso che a Bologna abbiamo incontrato una squadra di Serie A, domani incontriamo una squadra di Serie A. Perché l'organico che hanno a disposizione è un organico della Serie A. Hanno un allenatore bravo, secondo me a vedere e a sentire hanno assorbito anche bene il discorso della retrocessione dell'anno scorso, quindi andiamo davanti ai 25.000 spettatori, a Marassi, prima di campionato, fa tutto sì che la partita sia estremamente impegnativa. Che cosa ci vorrà secondo lei dal punto di vista tattico, anche alla luce della positiva esperienza di Bologna? Ma è una squadra che gioca a pallone e gioca aperta. Noi dobbiamo essere bravi a non concedere loro la profondità, perché con le qualità che hanno davanti credo sia la loro arma migliore, ma non dobbiamo neanche aver paura di affrontare un avversario forte e stare rintanati nella nostra area, perché così facendo prima o dopo rischiamo di subire. Quindi i ragazzi lo sanno, sicuramente un po' di emozione nelle prime battute della gara ci sarà, ma andiamo ad affrontare la Sampdoria con le nostre qualità, che sono molto simili alle loro dal punto di vista della qualità offensiva, quindi ripartenze, cercare gli spazi dove loro ce li possono lasciare. Mancherà italiano per squalifica, domanda secca, chi sarà il capitano? Ma il capitano oggi è l'ultimo dei miei problemi, il capitano dipende dagli altri che giocheranno, da chi scende in campo. Ecco appunto, organico molto vario, mister, ce l'ha già in testa la formazione o vuole ancora pensarci? Sì, fondamentalmente abbiamo un dubbio solo, per il resto la grande linea la squadra è fatta. Senza farla arrabbiare parlando di mercato, si fa il nome di De Paola, De Paola sì, De Paola no, un po' diventato il tormentone dell'estate. Sì, ma c'è stata una inesattezza anche stamattina, io non ho detto che vogliamo De Paola, ho detto che De Paola fa parte di quei 6-7 giocatori che stiamo seguendo per il reparto avanzato, dove una operazione la faremo sicuramente. De Paola è un giocatore che con me ha fatto benissimo, quindi insomma è interessante da questo punto di vista, però ne seguiamo altri e bravi quanto Marcos, quindi vediamo dove possiamo beneficiarne di più dal punto di vista dell'aspetto tattico. C'è un Pio Vaccari che ha detto attenti, mi ha già fatto diversi gol, domani sera fa un po' paura oppure no? No, a me questi gol qua non mi interessano, se gli auguro di farne altrettanti di gol, se magari non lo fa a noi è meglio, ma no, siamo rispettosi di tutto l'organico della Sampdoria, che insomma se non gioca più Vaccari hanno Pozzi, se no c'è Bertani, se no c'è Como, se no c'è Segnoli, hanno solo che l'imbarazzo della scelta, ma ripeto, non dobbiamo andare in campo temendo la Sampdoria, avendo rispetto sì, ma non temendo. Tutti quelli che hanno ottenuto la formazione dalla Via Lattea, è importante avere continuità in Serie B, cioè partire anche bene e riuscire ad avere proprio una serie di risultati favorevoli. Se il Padova domani sera dovesse fare il risultato, quanto potrebbe dal punto di vista mentale accrescere l'autostima del gruppo?
Ma moltissimo, perché siamo un gruppo tanto nuovo, quindi adesso più che in altre situazioni il risultato favorevole ci può dare una mano a cementarci in positivo, anche se qualora non dovesse essere così sappiamo che necessitiamo di un po' di tempo per trovare affiatamento giusto, perché qualsiasi giocatore scelga di far giocare domani, nella formazione di partenza comunque ce ne saranno tanti di nuovi rispetto all'anno scorso, quindi non dobbiamo avere fretta di volere tutto e subito, anche se io sarei uno così, ma dobbiamo trasformare questa fretta eventualmente nella voglia di sbagliare meno degli altri.